Cediamo la parola alla dottoressa Elena Rubatto, una rappresentante dei medici di famiglia, alla quale chiedo di intervenire, subito dopo il dottor Marco Romanelli. Grazie. Buonasera a tutti. No, allora diciamo che no, non mi definisco rappresentante dei medici di famiglia perché potrei venire fraintesa. Io sono un medico di medicina generale, anche se negli ultimi 2 anni ho lavorato in altri setting, anche ospedalieri, nell'ambito del Covid, ma anche nella rete di cure palliative dell'ASL Città di Torino. Quindi ho avuto modo di vedere, e anche come medico di famiglia in precedenza. Quindi diciamo, mi sento un po' privilegiata perché ho avuto modo di sperimentare il lavoro in diversi setting, e questo è molto utile a capire quanto il muro che c'è tra i servizi ospedalieri e i servizi territoriali sia devastante per perseguire una continuità di cura. Sarò breve perché non voglio rubare tempo a chi viene dopo di me. Io faccio parte di un movimento che si chiama Campagna Primary Health Care Now or Never, che è un movimento di medici di famiglia, ma anche molti altri professionisti, soprattutto delle cure primarie, ma anche professionisti che lavorano in ospedale. Che sostanzialmente da 4 anni si riunisce e lavora per formarsi, fare cultura e lavorare per costruire appunto un modello come quello che descriveva Agnoletto, quindi un modello di cure primarie improntato ai principi della primary health care, quindi un modello multidimensionale, multisettoriale, che lavora sui determinanti sociali di salute in modo integrato, e dove le cure primarie sono il nodo fondamentale. E cure primarie non è solo territorio, perché il pronto soccorso è un nodo della rete di cure primarie. Anche noi con il Covid abbiamo pensato che fosse giunto il momento di riformare finalmente questo servizio sanitario, lavorando prevalentemente sulla sua componente territoriale, quindi sulle cure primarie, e quindi in quest'ultimo anno abbiamo scritto un documento molto corposo, che quindi non assolutamente prenderemo in esame qui perché non c'è il tempo, ma vi posso girare il PDF perché sono circa 60 pagine, che si chiama Libro Azzurro ed è una forse un po' ambiziosa come proposta, ma è stata molto partecipata e l'abbiamo scritta in collaborazione con molte altre associazioni, una proposta appunto di riforma culturale delle cure primarie in Italia. E questo secondo me è proprio il punto della questione, no? Cioè che noi in questo momento abbiamo il DM 71 che definisce degli standard, il PNRR che stanzia dei fondi, ma questo non avviene nel contesto, come diceva Eleonora Artesio, di una riforma volta ad un cambiamento culturale. E questo è per me il problema fondamentale, perché non c'è una vision, non c'è un disegno. E in un DM 71, che come faceva notare Agnoletto, non chiarisce che queste strutture devono essere all'interno e gestite dal servizio sanitario pubblico, questo è un terreno molto molto appetibile per tutto ciò che è privato di ogni genere, perché poi non viene fatta distinzione, no? Quindi noi anche come campagna, alla luce del nostro documento e del DM 71, abbiamo cercato di identificare dei punti, come dire, che ci sembrano particolarmente fragili e che dal mio punto di vista rendono molto poco applicabile questa, diciamo, questa prospettiva di cambiamento, e che sono fondamentalmente tre, che secondo me ne minano l'applicabilità e che se io fossi la Commissione europea farei delle questioni.
che sono uno, il principio appunto, cioè l'invarianza finanziaria, cioè il fatto che vengono stabiliti dei fondi strutturali con cui verranno probabilmente costruiti, ristrutturati delle strutture, quindi centrali operative, case della comunità, ospedali di comunità, ma che non si prevede il mantenimento di questo processo negli anni, e il fondo sanitario sappiamo benissimo che è insufficiente, e poi, come diceva Agnoletto, non si prevedono i fondi per il personale. Quindi questo è il primo punto che lascia molto molto perplessi. Il secondo, e lo dico da persona, diciamo, non rappresentante ma esponente della categoria, è che si sta cercando di modificare, come dire, il contenitore, la struttura, eccetera, ma delle dinamiche organizzative, contrattuali e culturali della medicina generale, che è colei che in qualche modo coordina il sistema di cure primarie, non è stato cambiato nulla e non si vuole cambiare nulla. E quindi finché questa cosa non cambia, cioè, io cosa metto nelle case della comunità? Cioè, io posso mettere, questa è un'altra bella domanda, cioè l'altro punto è che non vengono definiti gli standard, per esempio, dell'equipe multidisciplinari. Cioè, per avere una trasformazione nel senso in cui delineavano Eleonora Artesio e Vittorio Agnoletto molto chiaramente, cioè il lavoro in equipe multidisciplinare è fondamentale, ma è difficilissimo da costruire in un sistema sanitario che invece lavora da 30 anni per silos professionali e organo per organo e malattia per malattia, come benissimo ha descritto Agnoletto. Quindi io nella casa della comunità devo sapere che cosa ci metto, e se non posso in qualche modo garantire che lì dentro ho anche la medicina generale, quindi la figura medica che in questo momento in Italia è la porta di accesso al servizio sanitario e che comunque dovrebbe avere in mano in qualche modo il coordinamento delle cure dei propri pazienti. Allora, se io permetto sulla carta che questi professionisti continuino a stare nei loro studi e comunque a potersi organizzare in autonomia, a me mi spiace dirlo, ma non cambierà nulla. E questa esperienza sarà esattamente come quella delle case della salute che sono state istituite nel 2008. Mi spiace perché sono molto arrabbiata, quindi, però è un punto veramente fondamentale, è lo sperimento sulla mia pelle, perché io a breve potrei prendere la convenzione in altre città di Torino, e mi sono confrontata, no, con medici di distretto, eccetera. Ma mi viene detto anche da loro, no, che finché non verrà modificato l'ACM non c'è una modalità sperimentale, non potrà mai esserci una modalità sperimentale anche di sperimentare nuovi modi innovativi di modelli di cure primarie. Io ho proposto tantissimi progetti in questi 2 anni e non da sola, sempre supportata anche da direttori di strutture complesse trasversalmente all'ospedale e al territorio, proprio per proporre dei progetti sperimentali che avevano anche prevista tutta una fase di monitoraggio, di valutazione, e non sono mai stati supportati, sono sempre stati affossati, c'era sempre un nodo in cui questi progetti venivano bloccati. Quindi mancano appunto queste 3 cose fondamentali, cioè degli standard sull'equipe multidisciplinari, sulla formazione degli operatori, e manca completamente la riforma della medicina generale. Inoltre manca completamente una previsione di monitoraggio e valutazione, cioè adesso creiamo dei contenitori. Poi non è chiaro che cosa ci mettiamo dentro, non è chiaro se avremo i soldi per metterci dentro qualcosa, e in più non c'è nessuna
previsione di come quello che faremo, come questo modello innovativo che vogliamo creare, verrà monitorato, valutato e quindi eventualmente rimodulato. L'ultima cosa che volevo dire è che giustamente Agnoletto ricordava che vedremo altre pandemie, ma non dobbiamo mai dimenticare che noi che lavoriamo tutti i giorni sul campo lo vediamo molto chiaramente, che il Covid è stata una sindemia, quindi che la prima pandemia che abbiamo, è quella delle malattie croniche e della fragilità sociale e fisica e psicologica delle persone. Quindi, e questa pandemia qui, cioè quella delle malattie croniche, ha bisogno della stessa rivoluzione di cui necessitava il Covid, perché è sulla malattia cronica, sul contesto, sulla persona fragile, io devo assolutamente poter agire sui sistemi di prevenzione della disabilità, quindi sulla riabilitazione, e quindi devo per forza agire sui determinanti sociali di salute. Per cui cioè, questo problema c'era già prima del Covid e adesso è sempre più grave, perché l'epidemiologia della nostra popolazione va in quella direzione lì. Con questo mi fermo e lascio la parola. Grazie mille, dottoressa Rubato.